Grazie Alessandro, come hai detto tu in effetti sono sulla tua postazione e questo mi rende felice oltre che molto emozionato e sono qui per annunciare il prossimo numero che viene interpretato da una ragazza. Cabaret al femminile non è una cosa di tutti i giorni, quindi invito voi a casa oltre che tutti noi ad ascoltarla e ad ammirarla con molta attenzione. Viene da Fano in provincia di Pesaro ed è carina, è brava, è Stefania Carboni. È qui? È qui? No, è là, sì. Qua è più luminoso, c'è più luce, grazie. E dunque mi chiamo Viola, gli amici mi chiamano Viola, ma il mio unico vero nome è Vapore. La gente dice di me che sono, come dire, evaporata. Sono qui per cantare un pezzo molto interessante, tipicamente di Walt Disney, canterò per voi. È questo l'amore dedicato non a voi, ma a Antonio, il mio fidanzato. Il giorno che ci siamo incontrati lui stava appoggiato. Dove? In un raggio di luna. Io mi sono avvicinata. Cosa ho detto? Mi sono avvicinata e gli ho detto: buonasera, che bella serata, eh? E lui... no, non mi ha baciata, no. Mi ha guardato negli occhi, allora anch'io l'ho guardato negli occhi. Mentre lo guardavo ho visto due stelle brillare e poi sono venuta qui. Bene, canterò per Antonio. È questo l'amore di Walt Disney. Mio, mio Antonio. Antonio, 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 ma che sorpresa, caro, potevi telefonare, ma che sorpresa, così all'improvviso. Chi sono queste donne? Me lo presti? L'ultima volta era così, però ho ricevuto le cartoline, grazie Antonio. Ciao. Oh. Antonio, senti, ho bisogno di un leggio. Sì, così, fatti vedere, ridi, sorridi. È carino, è timido, però è carino. Questo è l'amore. Ta 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 ta. Questo allora, quel dolce do che chiamano un sogno d'amore, è come un fior, si perde in cielo fra nuvole e fiori lassù. Il mio pensiero, giù, sì, mettiti giù, scusa, così dammi la mano, che è più elegante. Il mio pensiero si perde in cielo fra nuvole e stelle lassù. È questo il miracolo che fa sognare il cuore. Questo è l'amore, questo è l'amore. Antonio, non ho gli occhi azzurri. Antonio, non sei tu. Ah. Io devo venire. Antonio, vieni qui. Antonio. No, devo un attimo. Ti devo chiedere scusa, povero Antonio. Non sapeva nulla. Grazie della collaborazione. Come ti chiami? Maurizio. Non ti chiami Antonio? No, anche si chiama Maurizio. Si chiama Maurizio, non Antonio. Maurizio come? Casirelli. Maurizio, grazie tanto, non sapevi nulla, però è stato molto utile per lei e sei stato molto simpatico. Grazie infinite. Prego. Arrivederci. Grazie Maurizio Casiraghi. Noi andiamo di là e volevo chiedere subito a Oriella. Oriella, una battuta su questo modo di essere innamorate. Beh, è molto dolce, però glielo ha strapazzato questo Antonio, visto che era per terra, che non sapeva dove appoggiarsi. Si fai bene, ogni tanto glielo strapazzato. Ogni tanto ci vuole. Sì, ha fatto bene? Benissimo. E ti è piaciuto questo modo, sì, adesso di dire di tutto? Molto, molto dolce, e poi ogni tanto un po' di
aggressività. C'è il nostro Antonio Maurizio che è ancora un po' provato. Grazie ancora per la collaborazione, Maurizio. E l'ultimo numero di oggi è un numero di showman, il secondo numero di showman che abbiamo dall'inizio. Eccolo qui ancora, Maurizio. Ancora un primo piano ti abbiamo fatto per ringraziarti della tua collaborazione. Bene, vi dicevo, uno showman. È il secondo che abbiamo da quando è iniziato Star 90, un uomo che si presenta all'attenzione del pubblico come cantante, come ballerino, come attore, insomma come personaggio di spettacolo completo, così come si dice che siano, spesso sono i personaggi che vengono d'oltreoceano. Lui invece viene da Caulonia, in provincia di Reggio Calabria, e si chiama Bruno Cirillo.